la prima vaccinazione contro il Covid-19 in Friuli, Venezia Giulia. Ariella Breda è la dottoressa di Monfalcone, intervistata il giorno prima da Tele4, che ha ricevuto la prima dose di vaccino tra le 265 persone a cui è stato somministrato a Palmanova. Una giornata simbolo che in sé racchiude le fatiche, le speranze e l'impegno di tutti gli operatori sanitari nella lotta contro il Covid durante questo 2020. L'attesa ora è tutta per le prime 10.000 dosi destinate dal commissario Arcuri alla nostra regione. Non questa, diciamo, prime dosi simboliche nelle varie regioni. È chiaro che questo è determinante per capire e mettere in piedi tutto il piano di vaccinazioni della popolazione, partendo ovviamente da quella che più volte è stata indicata, ovvero il personale sanitario, sociosanitario e quindi le case di riposo. Non è indifferente, per esempio, la notizia che leggevo oggi, se AstraZeneca avrà in tempi rapidi l'ok dell'EMA. AstraZeneca oggi ha dichiarato che anche il proprio vaccino copre per il 95% e il 100% per i sintomi gravi. Ci auguriamo che questo possa avvenire, perché chiaramente cambierebbe totalmente la quantità di vaccino a disposizione, di vaccini a disposizione di tutti i paesi, ovviamente il nostro compreso. Importantissimo sarà poi fare un piano vaccini per il richiamo con la seconda dose. Dovremmo adesso, rispetto alle quantità che ci verranno, fare tutto il piano anche del richiamo, che non è indifferente. Quindi vuol dire che le dosi che arrivano o abbiamo la garanzia che ne arrivino a sufficienza per il richiamo in tempi dovuti, oppure le dose che arrivano dovranno essere sufficienti anche per i richiami, perché altrimenti vorrebbe dire buttare via, diciamo, la prima dose. Quindi su questo ovviamente lavoreremo e aspettiamo ovviamente il 6 gennaio, che quella invece è una data certa per l'ok sul vaccino Moderna, per la quale dovrebbero arrivare a livello nazionale circa 2 milioni e mezzo di dosi.